Ben ritrovati sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma, con Sabato Trippa, con Luca e Mauro. Questi erano i... Cani. Come una dire? Rivisitazione di una canzone molto, molto vecchia, degli 883 di Max Pezzali. Una rivisitazione, direi, riuscitissima. Insomma, dopo Siouxsie the Banshees che fanno Dear Prudence, secondo me... Siouxsie the Banshees, esatto, proprio che capito niente. E terzino era Nottingham Forder 61, Siouxsie the Banshees. Insomma, dopo loro, dopo quella cover, secondo me questa dei Cani è la migliore, è più riuscita sotto tutti i punti di vista. Sono bravi i Cani. Allora, questa si intitolava, ricordiamo, Con un Deca, e loro dicono che non vanno neanche in pizzeria. Invece col Deca sulle spalle, secondo me, speriamo che la Roma possa andare lontano con quella divinità che ti stavo rimembrando. Silvia, rimembri ancora quando ti ho chiesto l'ora? Primo, non va applicato. Secondo, non scaricate. Terzo, quando me pagate? Allora, beh, là, volevamo di tutta. Senti, volevamo, no, di tutti sti colossi al del cinema ungherese. Come mai siamo qui? Questa è una domanda veramente. Ce lo stiamo chiedendo tutti, pure i sassi se lo chiedono. Esatto. Allora, voglio salutare un attimo che chi ci sta ascoltando, che siamo sicuri che ci stia ascoltando, che come sono, no? Luca e Marco. Ah sì? Che uno, vabbè, milanista, poraccio, vabbè. L'altro, grande laziale, grande aquilotto che domani andrà allo stadio, Marchetto. E anche Giacomo, che è del Divino Amore Virtus, la mia squadra di calcio a 5, che ieri sera ha vinto 6-0. E basta. Ciao ragazzi, andiamo forti, siamo forza secondi. Forza Divino Amore. Forza Lupi, tipo per Campo carità, Basso. Per carità. Di Stefano, un grandissimo Campo Basso di Stefano. Intro anno 2000. Senti, no, allora, prima di parlare, andare avanti, un attimo, voglio... fare la chiamata. Voglio l'erba, voglio fare la chiamata con la Stanley di Via Pier Vettori. Andiamo in diretta con Alessio dalla Stanley di Via Pier Vettori. Pronto? 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 Alessio? Pronto? Alessio Bagarino? Alessio Bagarino? Sì, Bagarino, eccoci. Eccoci. Precisamente dalla Stanley di Via Pier Vettori 25 in Monteverde. Pronti a darvi... o fatela una pubblicità poi quando te va, quando no, capita. Non è pubblicità, dopo, siamo solo per dopo dare dei consigli vincenti ai, sì, soprattutto dopo te mando Puccio a pianare i conti. Senti, mi dico Bagarino, allora mi dici un attimo come stanno andando le quote, come stanno andando, scusa, le giocate del derby? Allora, le quote sul derby sono rimaste invariate da quando sono uscite questa mattina, quindi significa che c'è un afflusso ancora relativamente basso per quanto riguarda appunto il derby. Troviamo le due compagini, quindi la prima squadra teoricamente della capitale. Mi fa piacere che lo ricordi. 55. Sì, ma sono dati storici, il resto è storia. Mentre invece la squadra che porta il nome di questa città, la grande AS Roma, ha 2,55 alla stessa maniera. Se non si era capito, Alessio è del Lanciano, eh? Allora, invece la grande quota la troviamo sull'X, perché lì il risultato X paga 3,50 come quota. Classica partita da 0-0. E non sarà sia da 0-0, ma sarà una partita con tanti gol. Quindi, diciamo che potrebbe essere un consiglio giocare gol, giocare over a 3,5, giocare... Assolutamente sì, però c'è da ricordare che gli over e il gol sono pagati poco rispetto all'X. Quindi io consiglierei, come poi la giocata che abbiamo realizzato per i nostri ascoltatori, per i vostri ascoltatori, è presente. Sì, già sei da radio per i nostri. Vabbè, Luca, ma come sei un grande perché fa spogliatoio. Fa spogliatoio alla Scaloni, Baraghino. Che giocatore Scaloni, che deportivo. Vabbè, state zitto, fallo parlare, Cicalone. Vai, vai. Quindi sta facendo appunto questa giocata importante per i vostri ascoltatori, che esordisce con un Lazio Roma X a 3,50. Un Genova-Napoli 2, dopo l'ottima performance in Europa League, i nostri clienti credono che continuano a scommettere su Napoli. Una X di Chievo-Udinese, dato la sconfitta dell'Udinese contro i Young Boys, che è data a 3,15. Un Cagliari-Catania 1, perché si sa che il Cagliari nelle mura amiche ha sempre portato a... Me la ripeti al volo? Ripetila al volo. Cagliari-Catania 1, Chievo-Udinese X, Genova-Napoli 2, Lazio-Roma X. Ma Luca, dove vai? Dobbiamo finire la trasmissione. Eh no, volevo già andare a giocare, volevo andare a giocare. Di rispetto. Questa è una giocata che con 10 euro riuscite a portare a casa 520 euro puliti. Stai sordi. Aggiudicati, Accettati, e non so, e direi che non è affatto male. Proprio per niente. Per quanto riguarda invece la possibilità di giocare i marcatori, abbiamo stipulato una giocata che è abbastanza articolata
e prevede come marcatori purtroppo Candreva in Lazio-Roma, Cagliari-Catania, Piniglia, Pescara-Juventus, Quagliarella, Parma-Siena, Amauri, Torino-Bologna, Bianchi, Atalanta-Inter, Denis. Perfetto. Questa è una giornata che solo con i marcatori, con una cifra di sempre 10 euro, riuscite a portare a casa 782. Ricordate comunque mi va rimastrota, Ale. Ricordate che... cioè, un po' di serietà, eh. Dai, senti, dai, di senti serietà, ti dobbiamo salutare perché siamo quasi in chiusura e dobbiamo fare ancora la grandissima ricetta della giornata, perché è sabato trippa e si chiama così. E quindi comunque rimani in diretta con noi e puoi anche partecipare alla nostra ricetta. Allora, appena, Alessio, è appena arrivata una mail direttamente da Dortmund da Aniello Altomare, che è un grandissimo cuoco. Tu non c'è poco da ridere. 3 stelle Firestone, per esempio, esatto. E praticamente ci manda da Dortmund direttamente questa ricetta, che è riso, patate e goz, che va a altissimo livello nel suo ristorante, che è Sofia Bella Sofia, Sofia delle mie brame. Allora andiamo a vedere come si fa. Levate e pulite bene le gozze, strofinando i gusci con la lana d'acciaio e un coltello, quindi ferramenta praticamente. Poi aprite aiutandovi sempre col coltellino. Mandate le patate e tagliatele a fette spesse. Lavatele e sbucciate le cipolle. Poi fate un trito di prezzemolo, aglio e sedano. Ungete con l'olio una teglia, 30 cm di diametro circa. Adagiatevi le cipolle, le patate, il trito d'odori, il riso e le gozze. Gozze, questo è il mollusco rivolto verso il basso. Aggiungete il pecorino, un pizzico di sale e di pepe, continuando a strati fino ad esaurire gli ingredienti. Adagiate poi i pomodori tagliati a spicchi sull'ultimo strato e condite con il pecorino, il sale, il pepe e l'olio. Riempite la teglia d'acqua ed infornate per circa 3 quarti d'ora a 180 gradi. Durante la cottura, se necessario, aggiungete altra acqua. E vi ho mangiato una cosa, ho rubabava mangiato. Se non avete capito niente, ve la scaricate comunque. Poi ve la scaricate, la troverete sulla pagina Facebook, sul sito di Radio Yes. Facciamo i saluti e salutiamo Riccardo che ci ha accompagnato. Il grande Riccardo Lodi, centrocampista del Catania, in regia. Salutiamo Alessio dalla Stanley, salutiamo i nostri radioascoltatori. Ringraziamo Radio Yes, vi ringraziamo tutti, il nostro signore Gesù, tutti quanti. Mi raccomando, domani al derby, eh. E Juan Carlos Valerón a tutti. Ciao ragazzi, a sabato prossimo.